Il numero 260 della serie regolare di Dampier, la storia di Jack Lantern, del quale vi mostro la copertina, a mio avviso sempre bella, di Enea Riboldi, una copertina veramente così che ci ricorda un po' certe storie di fantasmi della Londra vittoriana, anche se poi non c'entra niente con la Londra vittoriana, ma vabbè, perché riguarda semmai più l'Irlanda questa storia. E, dicevo, è un albo che sposa le atmosfere più genuinamente horror del personaggio di Dampier. Ecco. Dampier è un personaggio che è sospeso in equilibrio tra l'action, quello ben riassunto da un recente albo come Messico e Sangue, oppure la deriva fantasy di tante storie legate al multiverso, e che è quella che, come ho già avuto modo di dire piuttosto spesso, io gradisco meno, ed è anche quella legata più alla continuity del personaggio. Ma insieme a questo, se vogliamo, c'è una tendenza puramente horror che secondo me ha dato risultati buoni o buonissimi. Per esempio, un albo che mi viene in mente e che farei rientrare in questo filone è anzi due albi che fanno riferimento a due film che io amo molto, tra l'altro, e uno è Il Grande Fiume, che è ambientato proprio nella bassa, insomma, nei luoghi che furono del film, del bellissimo film di Pupi Avati, La casa dalle finestre che ridono, film citato esplicitamente in quest'albo, e un altro è invece Dal Profondo, che è il primo albo in cui compare, se non ricordo male, il personaggio di Hans Milius, e che guarda anche questo in modo abbastanza trasparente alle atmosfere di Suspiria, il capolavoro di Dario Argento, ambientato, così come l'albo di cui sto parlando di Dampier, a Friburgo. La storia di Jack Lantern, appunto l'albo di cui vi parlo adesso, secondo me prende questa strada puramente horror, e a mio avviso lo fa anche molto bene. È un albo che mi è piaciuto del tutto, devo dire. Non ha... qui non esprimo le riserve che avevo espresso per l'ultimissimo, e è stato sceneggiato da Nicola Venanzetti, che ci porta nel cuore del folklore irlandese e ci racconta le origini della festa di Halloween, e anche come prima della iconica zucca che noi colleghiamo a questa festività, peraltro appena passata, c'era una rapa che era usata più o meno con lo stesso, nello stesso modo e con lo stesso intento. Quindi ambientazione irlandese, e devo dire ambientazione ancora che sembra perseguitare un po' me in questo periodo, cioè l'ambientazione in un circo. Casualmente ho fatto un video in cui parlavo di un noir bellissimo, La Fiera delle Illusioni, che era ambientato proprio in un circo di freak. È uscito da pochissimo l'atteso film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, e questo albo di Dampier era in pratica una ambientazione consonante con queste cose. Quindi è un periodo che, dove mi giro, ci sono fenomeni da baraccone, diciamo così. Cominciare da me, eh? E dicevamo, quindi storia di ambientazione circense scritta molto bene da Nicola Venanzetti, e che affonda le radici nel folklore irlandese, disegnata stramega bene da Michele Cropera, che è un disegnatore che io accosterei un po' al Maurizio Rosenzweig, che aveva disegnato il per me non riuscito albo Operazione Messia di qualche mese fa. Mi sembra che abbiano un tratto molto pesante che si fa sentire, e che per certi versi a me richiama alla mente anche un disegnatore importantissimo come Guido Buzzelli. Non so quanto ci prendo, però diciamo è la mia impressione. Questa volta Dampier deve indagare su un uomo, Jack, che attraversa i secoli e all'origine della figura folclorica di Jack Lantern, e che a sua volta è all'origine dell'usanza di Halloween,
che però è posseduto da una strega, il cui nome è Kalich, io non so se lo pronuncio bene, credo si pronunci Kalich, e che lo costringe di fatto a adottare dei ragazzini che poi verranno offerti in ecatombe, in qualche modo, a questa strega. E sulla sua strada però troverà, prima ancora di Dampier, una sensitiva, Grace, una ragazza del circo, che vi voglio far vedere in una meravigliosa... In un meraviglioso disegno di Cropera, che ci ricorda un po' per i suoi poteri, diciamo, un altro personaggio dampieriano, e cioè Ann Jurgens. Grace lavora nel circo, guardate che splendore questa immagine di lei che fa delle acrobazie, e questa scena, anche se non c'entra niente con l'horror, io penso che a tanti, a cominciare da me, farà venire in mente il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, le scene in cui Solveig Don Martin, attrice, allora anche signora Wenders, faceva la parte di una acrobata circense. Qui viene così, tra l'altro, intercettata dal pensiero funesto di Jack Lantern, quando Cropera disegna questo personaggio veramente è straordinario, perché fa delle, veramente ci dà delle immagini inquietanti, fascinosissime e immerse nell'oscurità. Guardate che bella questa. Qui passiamo diciamo dal piano americano al primo piano, no? Veramente terrorizzante e inquietante questa figura, ma tutto l'albo è disseminato da atmosfere cupissime, bellissima questo viale che conduce a questa villa fatiscente, così come bellissima, tanto per dirne uno, è anche questa evocazione maligna. Sono tutte scene che non rubano niente alla trama, ve le faccio vedere così. Dampier e Kurjak sono i protagonisti della storia. Non abbiamo la bella vampira Tesla, ma vedete come Cropera si prende, diciamo, una certa libertà stilistica anche nel disegnare i nostri protagonisti. Cioè, non è il Dampier magari che assomiglia a Ralph Fiennes di Maio, ecco, è un Dampier così dai lineamenti anche imprecisi, se vogliamo, ma molto affascinante. Cropera. Come dire, sono quei disegnatori molto moderni, come il mio amato Gerasi, che secondo me hanno dato un passo diverso, diciamo, a quello che è quello che io chiamo così il realismo bonelliano. Quindi niente, per concludere, per tirare un po' le fila di quest'albo, è un albo autenticamente horror di Dampier. È bello, c'è una bella storia, non ha, diciamo, quelle caratteristiche di complessità della trama con colpi di scena, rivolgimenti che a me e eccessive spiegazioni, diciamo, di quelli che sono mondi altri in cui i protagonisti si trovano spesso ad agire, e quindi anche diciamo, per chi la continuity non la conosce, no? Spesso appunto ci si perde in questi spiegoni abbastanza indigesti. Niente di tutto questo in quest'albo, che invece è un horror puro e perciò va incontro al mio gusto. Quindi per me una delle storie, delle più belle storie, insomma, del 2021. La prossima, anche secondo me, sembrerebbe dalla trama collocarsi in questo filone puramente horror. Abbiamo a che fare con un'ambientazione praghese legata al mondo della lirica. Staremo a vedere. Per adesso, tanto vi dovevo e vi auguro una buona serata.